quando la televisione aveva fatto vedere il Presidente del Consiglio che se la fissiava avanti a narrare per i carruggi di Genova, sistemando fioriere e ordinando di togliere le mutande stese ad asciugare su balconi e finestre, mentre il suo Ministro dell'Interno pigliava misure di sicurezza assai più adatte a una guerra civile imminente che una riunione di capi di governo. Reti d'acciaio che impedivano l'accesso a certe strade, piombatura dei tombini, chiusura delle frontiere di alcune stazioni, pattugliamento del mare e persino l'installazione di una batteria di missili. C'era, pensò il commissario, un eccesso di difesa tanto ostentato da costituire una specie di provocazione. Dopo era successo quello che era successo. Certo, c'era scappato il morto tra i dimostranti, ma forse la cosa più grave era stato il comportamento di alcuni reparti della polizia, che avevano preferito sparare lacrimogene su pacifici manifestanti lasciando liberi di fare e disfare i più violenti, i cosiddetti black bloc. E appresso c'era stata la laida faccenda della scuola Diaz, che assomigliava non a un'operazione di polizia, ma a una specie di triste e violenta sopraffazione per sfogare istinti di vendetta repressi. Tre giorni dopo il G8, mentre infuriavano le polemiche in tutta Italia, Montalbano era arrivato tardi in ufficio. Appena fermò la macchina e scinnì, si adunò che due imbianchini stavano passando una mano di calcio su un muro laterale del commissariato. «Ah, dottori, dottori!» fece Catarella vedendolo giasire. «Vastasate!» ci scrissero stanotte. Montalbano non capì di subito. «Chi ci ha scritto?» «Non sono a conoscenza di chi fu che scrisse di persona personalmente!» «Ma che minchia voleva dire Catarella?» «Era una lettera anonima!» «Non, sì, dottore, non era agnonima, dottore, murale era!» «Fu proprio a scacione di questa muralità che Fazio stamattina di presto mandò a chiamare pitture per scangillare!» E finalmente il commissario si spiegò la presenza dei due imbianchini. «Che c'era scritto?» Catarella arrossicò violentemente e tentò un diversivo. «Con le bombolette spraghi nibure le avevano scrivute le parolazze!» «Va bene, che c'era scritto?» «Sbirre farabutti», rispugnì Catarella tenendo l'occhio vasci. «E basta?» «Non se, ma cara assassine c'era scrivuto, farabutti e assassine!» «Catarè, ma perché te la stai pigliando tanto?» Catarella parse sul punto di mettersi a piangere. «Perché cadingia nessuno è farabutto assassino, a cominciare da vostia, dottore, a finire a mia, che sono l'ultima ruota del carretto!» Montalbano gli posò a conforto una mano sulla spalla e si avviò verso la sua camera. Catarella lo richiamò. «Ah, dottore, mi scordai, grandissime cornute c'era magari scrivuto!» Figurarsi se in Sicilia in una scritta offensiva poteva mancare la parola cornuto. Quella parola era un marchio doc, un modo tipico d'espressione della cosiddetta sicilitudine. Si era appena assettato che già si mimì al gello. Era fresco come un quarto di pollo, la faccia distesa e sirena. «Ci sono novità, spio!» «Hai saputo quello che ci hanno scritto sul muro stanotte?» «Sì, me l'ha contato Fazio.» «E non ti pare una novità?» Mimì lo tagliò imparpagliato. «Babì, o dici sul serio?» «Dico sul serio.» «Beh, rispondimi mettendoti una mano su Procori. Pensi che Livia ti metta le corna?» A tagliare il sciammato Mimì stavolta fu Montalbano. «Che minchia ti passa per la testa?» «Quindi non sei cornuto e manco io penso di esserlo da parte di Beb. Passiamo ora a un'altra parola, farabutto.» «A mia, due o tre femmine me l'hanno detto che sono un farabutto.» «A tia, non credo che te l'abbia mai detto nessuno e quindi tu non sei compreso in questa parola.» «Assassino, manca a parlarne. E allora?» «Ma quanto sei spiritoso, Mimì, con questa tua logica da settimana enigmistica.» «Scusami, Salvo, che è la prima volta che ci chiamano bastardi, figli di puttane e assassini.» «Solo che stavolta, almeno in parte, hanno ragione.» «Ah, tu così la pensi?» «Sì, signore. Spiegami perché abbiamo agito in questo modo a Genova, dopo anni e anni che non capitava niente di simile.» Mimì lo tagliò con le palpebre quasi completamente calate e non raprì bocca. «Eh no», disse il commissario, «rispondimi a parole, non con questa tua tagliata di sbirro.» «E va bene. Però voglio fare una premessa. Non ho nessuna intenzione di sciarriare me cuttia, d'accordo?» «D'accordo. Ho capito quello che ti rode. Il fatto che tutto questo sia capitato con un governo che suscita la tua diffidenza, la tua contrarietà. Pensi che i governanti di oggi in questa faccenda ci abbiano bagnato il pane?» «Scusa, Mimì, hai letto i giornali? Hai sentito la televisione?
Hanno detto più o meno chiaramente che nelle sale operative genovesi in quei giorni c'era gente che non ci doveva stare. Ministri, deputati e tutti dello stesso partito. Quel partito che si è sempre appellato all'ordine e alla legalità. Ma bada bene, Mimì, il loro ordine, la loro legalità. E questo che significa? Significa che una parte della polizia, la più fragile, magari se si crede la più forte, si è sentita protetta, garantita e si è scatenata. Questo nella migliore delle ipotesi. E che ce n'è una peggiore? Certo, che noi siamo stati manovrati come pupe nell'opera dei pupi da persone che volevano fare una specie di test. Su cosa? Su come avrebbe reagito la gente ad un'azione di forza, quanti consensi e quanti dissensi. Fortunatamente non gli è andata tanto bene. Abbiamo voluto iniziare questa nostra iniziativa con Camilleri, uno scrittore nazional popolare, perché crediamo che riflettere su queste parole di Camilleri possa essere utile per il ragionamento che vogliamo fare. Si è molto riflettuto sul fatto che l'Italia non avesse avuto fino agli anni 70-80 un romanzo poliziesco. Sembrava che fosse impossibile che gli autori italiani riuscissero a produrre un romanzo poliziesco. Improvvisamente invece con gli anni 80-90 nasce in Italia il genere del romanzo poliziesco. E ci si è chiesti, si rifletteva sul fatto che forse il romanzo poliziesco era nato nella cultura anglosassone perché la cultura anglosassone aveva avuto la storia che aveva avuto e la lettura, il libro, in particolare la lettura della Bibbia avevano un particolare peso in quella cultura. Per cui sembrava impossibile che la cultura italiana esprimesse un genere come quello, che possiede delle tecniche narrative per catturare il pubblico e per diffondere la lettura. Invece improvvisamente appare in Italia il romanzo poliziesco e Camilleri è uno degli autori più importanti di questi romanzi polizieschi. La ragione è evidente, della stessa per cui è nato il romanzo poliziesco in Inghilterra. Ci sono delle ferite sociali e si crea una sensibilità nell'opinione pubblica che richiede opere di questo genere per elaborare queste ferite sociali. Anche noi abbiamo avuto una ferita sociale che come associazione culturale vogliamo mantenere aperta. È la ferita sociale del luglio 2001. Ci sono stati, secondo me, dei tentativi di rimozione di questa ferita sociale. Rimozione a due livelli, a livello giuridico, e l'abbiamo visto in questi giorni, sono state fatte scomparire le prove che pretendevano di legittimare un intervento repressivo nei confronti del movimento No Global. Sto parlando delle bottiglie, Molotov portate alla scuola di Diaz. Ma c'è anche una rimozione politica nei confronti del movimento No Global. E questo dipende dal fatto che, secondo me, i contenuti del movimento No Global non sono al centro dell'azione del governo delle forze di centrosinistra. Se qualcuno mi riesce a dimostrare il contrario, io sono più felice di tutti. Se qualcuno mi dimostra che il centrosinistra a livello nazionale, a livello di Bologna, a livello locale, qui di San Lazzaro, al centro della sua attenzione, della sua azione governativa, i contenuti del movimento di Genova, io sono il più felice di riconoscere questa cosa. Come riconosco che il sindaco Maciantelli, per esempio, è stato uno dei primi firmatari per la commissione d'inchiesta sui fatti di Genova. A me non pare che questo centro-sinistra abbia i contenuti di Genova al centro della sua azione di governo, né a livello nazionale. Faccio un esempio per tutti, credo, l'allargamento che mi viene in mente subito, l'allargamento della base di Vicenza. Non mi pare che l'abbia a livello bolognese, al centro della sua azione politica. Mi viene subito in mente lo sgombero del Lungoreno. Non mi pare che l'abbia neppure qui a San Lazzaro. Adesso andremo a ragionare
sull'addizionale IRPEF, l'addizionale IRPEF, l'aumento dell'addizionale IRPEF è sicuramente qualcosa che va a toccare soprattutto i più deboli, e il Movimento di Genova nasce per contrastare una politica forte con i deboli e debole con i forti. Quello che vogliamo riuscire a fare è fare in sostanza quello che fa il romanzo poliziesco nella letteratura, cioè realizzare una sorta di terapia nei confronti di una ferita sociale. Se c'è una rimozione di una ferita sociale, la cosa che può avvenire è la malattia, la patologia. Noi a livello culturale vogliamo riuscire a mantenere l'elaborazione di questa ferita, della ferita che si è realizzata a Genova. Innanzitutto sul terreno dell'antifascismo, della cultura antifascista. Questo sapere noi vogliamo costruirlo, perché oggi manca un sapere dell'antifascismo che si collega alle affermazioni di Heidi e alle affermazioni di Maria Cervi, perché vogliamo riuscire a lavorare su questa concezione, per tenere insieme sensibilità e sapere. Rischio sempre, ogni qualvolta sono invitato a parlare di queste cose, di farla un po' lunga, come si dice. Allora, rispetto alle cose che ho appena sentito, il mio invito è che questa associazione, certo, dovrà fare prevalentemente una grande opera di memoria, di ricordo, che è il fondamento della cultura da una parte e della politica dall'altro, senza mitizzare. Continuiamo a considerare Carlo un ragazzo, e la migliore definizione che di lui è stata data: né un eroe, né un simbolo, né un martire, ma semplicemente un ragazzo come tanti altri che ha creduto opportuno non subire le ingiustizie. Poi bisogna cercare di non subire le ingiustizie senza pagarne così duramente le conseguenze di questa scelta. Ci tornerò poi. E per renderla meno pesante, parto da quello che, venendo qui in macchina oggi, a volte si accende l'autoradio per tenersi svegli, e se le gallerie, i rumori non mi hanno alterato l'udito, il GR1 ha detto che un recente sondaggio sembrerebbe dimostrare che la popolazione italiana ha visto calare la sua fiducia nella Chiesa, non di molto, ma un po'. Ha visto calare di molto la fiducia nella giustizia, ha visto calare di moltissimo la fiducia nei partiti, e ha visto invece aumentare la fiducia nelle forze dell'ordine. Se il quadro di questo sondaggio è vero, siamo pronti per uno stato di polizia, da un certo punto di vista. Allora forse vale la pena di analizzare ciascuna di queste cose. Siccome non voglio essere offensivo con nessuna delle sensibilità che sicuramente saranno presenti in questa sala, mi limito a commentare molto velocemente la diminuzione, anche se piccola, di fiducia nella Chiesa, perché credo che con le cose ultime che Sua Eminenza il Cardinale Ruini, ma anche in qualche modo il pastore tedesco, come è stato giustamente definito dal Manifesto Benedetto XVI, giustamente per me, voglio dire,
e soprattutto le ultime dichiarazioni del direttore dell'Opus Dei, che ha paragonato all'impiccagione di Saddam le donne che con una estrema sofferenza, che non viene mai capita, scelgono l'aborto, che mi pare sia una delle cose più vergognose che un uomo di chiesa possa dire, mi pare che a fronte di queste cose il calo di fiducia nella chiesa, anche se piccolo, sia più che giustificato e persino augurabile. Invece proverò a dire qualcosa di più sulle altre tre questioni. La prima, questo aumento di fiducia nelle forze dell'ordine. Può darsi che derivi anche dalla visione delle fiction televisive. Una volta c'era solo il commissario Rocca. Adesso ci ammorbano con la squadra 1, 2, 3, 4, 25, 38. Direi che se stiamo attenti alla programmazione televisiva sulle sei grandi reti nazionali, il numero delle fiction dedicate alla bontà, all'eroismo e all'ottimo comportamento delle forze dell'ordine è direttamente proporzionale agli episodi di vero e proprio squadrismo delinquenziale di cui alcuni appartenenti alle forze dell'ordine a volte purtroppo si macchiano. Allora questa può essere già una prima riflessione. L'influenza dei potenti mezzi di informazione che tendono a modificare il quadro delle cose. Sicuramente può avere partecipato a questa cosa non spiegabile altrimenti anche, come dire, il giudizio che alcuni esponenti della destra, in modo molto poco qualificabile, sempre secondo il mio parere, hanno espresso a proposito della sacrosanta richiesta, così io continuo a considerarla, della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti di Genova. Hanno detto cioè questi soloni della destra che una Commissione parlamentare d'inchiesta non va fatta per un motivo principale, che sarebbe un processo aperto contro le forze dell'ordine. E mi pare che bestiaggine più grossa di questa non ci sia, perché proprio una commissione parlamentare di inchiesta, non dobbiamo stancarci di dirlo in tutti i modi e in tutte le circostanze, che faccia piena luce sull'operato di alcuni delinquenti che abbiamo visto all'opera a Genova, è proprio lo strumento per ridare dignità e credibilità a quanti, e io sono ancora convinto che per fortuna siano la maggioranza, svolgono il loro lavoro con senso dell'onore, della dignità e sapendo che svolgono un lavoro complicato e difficile. È stata introdotta questa riunione con quella pagina bellissima di Camilleri. Anch'io ho conosciuto dei commissari Montalbano in questi 5 anni e mezzo, soprattutto, ne ho conosciuti anche prima, ovviamente, anche per il tipo di attività che ho svolto, ma soprattutto in questi 5 anni e mezzo. E anche a me sono capitati giovani e anche non tanto giovani che mi hanno detto: me ne sono andato dalla polizia e anche dai carabinieri perché ho provato schifo per come i miei colleghi si sono comportati a Genova. E io non ho potuto fare altro che dire a queste persone degne: ti ringrazio, ma hai sbagliato, perché proprio per il fatto che tu hai provato schifo dovevi stare lì dentro e denunciare quelli che si sono comportati da delinquenti. Perché lo sforzo di riportare in piena luce la democrazia delle forze dell'ordine è uno sforzo che deve partire dall'interno, proprio da parte di queste persone
assolutamente degne. Io credo che la Commissione parlamentare d'inchiesta servirà proprio a questo. Continuo a essere convinto che si debba parlare di mele marce, ma siccome il tempo va avanti, e come va avanti il tempo, cresce quella bestia nera che è l'impunità degli atti peggiori che vengono compiuti, io spero che non ci si debba poi trovare nella necessità, fra un po', di contare le mele sane, nel senso che le mele sane saranno la minoranza delle forze dell'ordine. Spero che non si debba arrivare a questo. Io ho una grande preoccupazione per i reparti speciali dei carabinieri, gran parte dei quali definisco fascisti, e per una piccola parte della polizia. Alcuni reparti mobili, alcuni li abbiamo visti proprio all'opera a Genova e li abbiamo visti all'opera non solo nelle strade, ma poi segnatamente alla Diaz. Se andate a leggervi alcune testimonianze rese da molte, da tutte le persone che hanno subito le violenze alla Diaz, vi rendete conto che nelle mie parole non c'è nessuna esagerazione. Io sono uno che cerca di usare le parole della lingua italiana per quello che significano. Non ho nessuna voglia di continuare, come qualcuno fa, ad usare le parolette per mistificare le cose. Se uno si comporta da delinquente, lo considero e lo chiamo un delinquente, anche se è un magistrato e anche se dovesse essere il Presidente della Repubblica. Cerco di definire le cose per come sono e sono pronto a pagarne eventualmente le conseguenze. Allora, lì che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una cosa davvero brutta. E vedete, la questione della Diaz, questa è una cosa che pochissimi, forse solo io, posso dire, è persino peggio di Piazza Limonda. Cioè non ha proprio nessuna giustificazione. Certo, se lo dicesse un altro mi arrabbierei un po', ma capite che nella situazione di Piazza Limonda, almeno per come è conosciuta dalla maggioranza di questo paese, che non ha visto quel DVD che è lì anche a disposizione di voi che non l'avesse ancora visto, se cioè le persone che non hanno preso coscienza di come in realtà sono andate le cose e che sono ancora fermi a come le cose sono state presentate da un'informazione che è uno dei lati oscuri di questo paese, uno dei lati disgustosi di questo paese, parlo ovviamente della stragrande maggioranza dell'informazione ufficiale, allora chi è in quella situazione minoritaria per cui non sa quello che è successo davvero, può essere persino scusato nel pensare che lì ci sia stata una situazione per la quale quel poverino ha dovuto sparare. Ma alla Diaz no, alla Diaz non c'è proprio nessuna giustificazione. Una banda di delinquenti in divisa entra e opera una violenza indiscriminata su persone che dormono nei sacchi a pelo. E naturalmente per giustificare questa cosa si ricordano di avere in una camionetta due bombe Molotov trovate, ammesso che fossero autentiche, in corso Italia, e cioè in un luogo distante circa 5 chilometri dalla scuola Diaz. È vero che poi una banda di delinquenti altri, che sarebbero i consulenti del pubblico ministero, si sono inventati il sasso intelligente che deve a un proiettile, ma neppure loro sono arrivati alla possibilità di elaborare due Molotov intelligenti che da sole, zampettando, fanno questi 5 chilometri per andarsi a depositare sul tavolo della Diaz, dove il dottor Sgalla illustra che lì c'erano dei terroristi con le Molotov. Allora, quelle Molotov
che loro stessi, cioè che un agente di polizia comandato dall'ispettore Troiani, entrambi lo hanno confessato, ecco perché anche la sparizione poi non è una cosa come qualche avvocaticchio di quelli che sono inquisiti per le violenze alla Diaz e per i falsi ha cercato di dire subito dopo, no, sono sparite, è sparito il corpo di reato, smettiamola col processo. No, per fortuna lì c'è un giudice che ha detto, ma cosa state dicendo? Allora, le portano loro, e questa è una cosa vergognosa. È anche vergognoso il fatto, badate bene, e questo mi porta gradatamente, anche se poi dovrò dire qualcosa ancora su Piazza Limonda, mi porta gradatamente a quell'altra questione del calo di fiducia nella giustizia. Succede che di quelli che hanno fatto l'operazione Diaz, quelli che rischiano un po' di più sono proprio quelli che hanno denunciato, o meglio, che si sono autodenunciati per avere portato le Molotov su. E anche l'agente Lucera, che è un altro truffatore, quello che ha detto mi hanno accoltellato, solo che poi, siccome se li è fatti da solo i buchi, è anche un po' imbecille questo agente, e si è forato il giubbotto e il giubbino antiproiettile in punti diversi e in momenti diversi, e i buchi non corrispondono, e quelli che hanno definito nella perizia che i buchi non corrispondono sono i carabinieri del RIS di Parma, che sono fisici, chimici, tecnici, quindi al di sopra di ogni sospetto ovviamente. Allora anche quelli che rischiano di più sono questi due, non quelli che hanno massacrato, questi due, perché hanno offeso la credibilità dello Stato e la onorabilità dello Stato. Cioè l'offesa alla onorabilità dello Stato è più grave del fatto di avere mandato in coma due persone e di averne seviziate altre 62. Il che non è proprio una cosa stupenda per quanto riguarda il modo nel quale viene continuamente gestita e amministrata la giustizia. Ma vedete, è difficile poter continuare ad avere fiducia nella giustizia se succede quello che è successo per Ustica, dove due generali dell'aeronautica vengono addirittura dichiarati non colpevoli per non aver commesso il fatto, non perché è passato del tempo, non sapevano, possono essere stati ingannati. No, perché il fatto di avere contribuito a depistare ancora una volta le indagini non è un reato. E anche lì 82 persone, alcune delle quali recuperate nel fondo del mare Tirreno, presso Ustica, aspettano ancora un minimo di giustizia. Non si sono preoccupati gli alti giudici della Cassazione di chiedere a quei due generali dell'aeronautica perché non abbiano aperto un'inchiesta su cosa era successo a due marescialli dell'aeronautica. Voi direte, ma che sta dicendo? No, sto dicendo questo, sto dicendo che le persone che hanno visto che l'aereo, il DC-9 di Ustica, è stato abbattuto da un missile sparato da un aereo non meglio identificato, che cercava di colpire invece un altro aereo altrettanto non meglio identificato che correva sotto la pancia del DC-9, questo fatto lo hanno visto in quattro persone. Due erano due piloti delle squadriglie acrobatiche che volavano nella zona in addestramento. E questi due preziosi testimoni a Ramstadt sono caduti con il loro aereo.
Carlo Lucarelli, che ricorda questa cosa in uno dei suoi libri sulle stragi di Stato e sulle cose che non hanno trovato nessuna spiegazione, prudentemente dice: ma è difficile pensare che a Ramstad fanno cadere un aereo che provoca la morte di 60 persone per cancellare la possibile testimonianza dei due piloti, anche se ne hanno fatte anche di peggio, se pensiamo al SISMI, al SID e a tutte le porcate dei servizi fondamentali nei quali si regge la struttura coperta di questo paese, dei quali si continua a dire servizi deviati. Ma io di grazia continuo a chiedere: ma uno diritto in questo paese c'è? Un servizio diritto? Basterebbe averne almeno uno per dire: vabbè, uno c'è e gli altri sono deviati. Ma fino adesso mi pare che gradatamente si scoprono deviazioni dappertutto. Allora Lucarelli è prudente, dice: è difficile. Bene, ma gli altri due sono due marescialli che hanno visto questa cosa seduti davanti a due monitor in due zone diverse del paese. Succede che qualche tempo dopo, nella aeronautica militare, si sviluppa il morbo della insicurezza psichica e i due marescialli vengono trovati entrambi impiccati, suicidati, fra virgolette, ovviamente. Cosa davvero scarsamente credibile. Allora sarebbe stato opportuno che i due generali, invece di essere totalmente considerati estranei alla vicenda, avessero magari fatto un'inchiesta un po' più approfondita per capire che cosa avesse sconvolto a tal punto l'esistenza di quei due marescialli da costringerli a fare finita la loro vita. Forse qualche notizia in più sulla strage di Ustica l'avremmo avuta. Poi, per dire qualche passaggio minore, voi sapete che fra tutti quelli che hanno e che adesso utilizzeranno, hanno utilizzato e adesso utilizzeranno le leggi ad personam, c'è anche Corrado Carnevale, giudice della prima sezione di Cassazione, conosciuto meglio con il soprannome di Ammazza Sentenze, cioè quello che si dedicava esclusivamente alla distruzione delle sentenze contro la mafia, perché, come purtroppo funziona la Cassazione in questo paese, trovava sempre che nel momento in cui anche la Corte di Appello aveva definito un giudizio, la segretaria aveva una smagliatura nella calza, e la smagliatura nella calza della segretaria era un elemento che non mi guardare, non è una questione che riguarda il femminismo, la smagliatura nella calza aveva sicuramente un riflesso negativo sul giudizio della Corte d'Appello. Insomma, io esagero un po', ma per spiegare quali erano le motivazioni con le quali Corrado Carnevale ha sistematicamente respinto tutti i giudizi contro la mafia. Adesso verrà reintegrato, avrà la possibilità di fare altri guai fino a che non compirà 82 anni, sempre che il Signore gli conceda purtroppo la grazia di sopravvivere. E in questo caso c'è stato uno scambio di pizzini molto felici tra Riina e Provenzano, perché non si sa mai, qualche cosa anche loro da questo Corrado Carnevale sicuramente si attendono. E poi Brescia, Bologna, insomma, non vado oltre. Sulla giustizia io personalmente posso dire che hanno archiviato l'omicidio di Carlo, sia la richiesta di archiviazione sia l'ordinanza di archiviazione decisa dal giudice per le indagini preliminari, quindi senza neanche l'avvio
A volte anche questo non si sa, ci si confonde, senza neanche l'avvio di un processo che avrebbe comunque consentito una verifica dibattimentale, un confronto dei testimoni, se le cose che l'ex carabiniere Mario Placanica ha recentemente detto al quotidiano Calabria Ora e poi anche in televisione, le avesse dette in un'aula di tribunale, sulla base di quelle dichiarazioni avremmo potuto approfondire ulteriormente la vicenda. Invece no, ordinanza di archiviazione che concede l'archiviazione richiesta dal PM, il tutto deciso in una stanza segreta del tribunale. Anche questo è uno strano funzionamento della giustizia, perché in un processo nel quale si giudica uno che ha rubato un pacchetto di sigarette, anche qui la esagero un po', ma insomma capitemi, i giudici sono tre perché c'è il presidente del tribunale e due giudici a latere. Qui si doveva decidere se aprire o no un dibattimento pubblico sull'omicidio di una persona, e una persona chiusa in una stanza decide, si archivia. Come archiviano? Archiviano sia la richiesta che l'ordinanza che la concede, partono entrambe da una sicurezza che l'ex carabiniere, o meglio, che chi ha sparato, non lo chiamo neanche più ex carabiniere perché io continuo a pensare con qualche fondamento che non sia quello lì, o meglio, che non sia l'ex carabiniere Mario Placanica che spara, lì spara un altro, secondo me. Comunque avrebbe sparato per aria e poi, sventura della sorte, questo proiettile avrebbe incontrato un calcinaccio che volava nel cielo di Genova e da lì sarebbe stato deviato nella testa di Carlo, nello zigomo sinistro. Che è, se voi avrete la pazienza di guardare quel DVD, ci abbiamo messo, perché questa cosa la fanno sulla base di una serie di sciocchezze, di stupidaggini, di falsità, questi quattro farabutti, consulenti del pubblico ministero, quattro farabutti. Chi dichiara il falso sapendo di dichiararlo è un farabutto, secondo la lingua italiana, e io così li chiamo. Uno è il professor Carlo Torre, il quale, guardate a caso, si è occupato di quattro fatti importanti. Si è occupato dell'omicidio di Ilaria Alpi, si è occupato dell'omicidio di Marta Russo, la ragazza dell'Università di Roma, poi di Carlo Giuliani e poi del figlio della Franzoni. Basterebbero questi quattro casi, non ce n'è andato uno diritto per escluderlo dalla rosa dei consulenti, questo farabutto, e invece continua a fare consulenze anche sull'assassinio di Federico Aldrovandi. Hanno chiamato lui per imbrogliare ulteriormente le carte. Dovrebbe essere, io chiedo al Presidente del Consiglio, che ha detto che dovremmo ridurre le consulenze, di ridurre anche i consulenti. Un altro è Nello Balossino, esperto di immagini, anzi, quando lo assumono, elaboratore di immagini, di fatti li ha elaborate, non c'è dubbio. E la sua elaborazione di immagini, per cui è stato chiamato consulente, deriva da un'esperienza che lui ha acquisito. L'ha acquisita facendo studi su una cosa sulla quale non mi permetto nessuna ironia, cioè sulla Sacra Sindone. Poi su due cose sulle quali invece un po' di ironia, perché non c'è nessuna cosa sconveniente, posso farla, e cioè ha scritto dei volumi sull'Arca di Noè e sugli UFO, per cui sarebbe un esperto di immagini. Avendo occupato una parte della sua inutile vita a guardare l'Arca di Noè e gli UFO, è chiaro che quando si è trovato a dover discutere di una cosa terra terra e
messa sui filmati, è andato nella palla e ha elaborato la teoria del sasso che devia il proiettile. Poi c'è il responsabile del balipedio di Gardone Valtrompia. Come si faccia a dare una perizia a chi è ammanigliato anche per questioni professionali e di lavoro con l'arma alla quale appartiene il possibile omicida? E poi un altro ancora è il fondatore e direttore della rivista Takarm, che è uno che nel settembre del 2001 aveva scritto un articoletto nella quale diceva che c'era un delinquente, sarebbe Carlo naturalmente, che con un estintore voleva ammazzare non so quanti carabinieri. Ora mi risulta, ma non sono certo di questo, che un consulente fra le sue caratteristiche dovrebbe avere anche quella di essere un attimino, come si dice, neutrale rispetto alla cosa sulla quale è chiamato a fare consulenza. Ma se uno nel settembre del 2001 si esprime così rispetto agli avvenimenti di Piazza Alimonda e li scrive sul giornale che lui ha fondato e che dirige, beh, che nel marzo del 2002 venga nominato consulente per fare questa cosa, mi pare davvero un po' fuori del normale. Allora, fanno questa cosa, decidono, questi consulenti elaborano, PM e giudice, tutto bene. Io non sono un elaboratore di immagini, ho chiesto a qualche ragazzo che è capace di far manovrare i computer di rallentare e ingrandire il filmato relativo proprio alla camionetta dalla quale partono i colpi, e l'abbiamo messa su quel DVD e si vede che quando i colpi partono la pistola è assolutamente orizzontale e parallela al suolo. Punto. Ma tutta l'elaborazione di questa banda di imbroglioni e di farabutti deriva dal fatto che non se la sentono, e per quello c'è anche un problema di autopsia, non se la sentono di riconoscere che il proiettile che uccide Carlo è un proiettile speciale o un proiettile truccato. Adesso Placanica ultimamente ha detto che è un colpo di fucile partito dal terzo piano. No, non è un colpo di fucile partito dal terzo piano, anche se la cosa ha un risvolto interessante, perché non forse non tanto Mario Placanica quanto il suo attuale avvocato sicuramente ha letto le carte processuali. Parlo delle carte processuali del processo in corso a Genova contro 25 persone accusate di devastazione e saccheggio. Tanto per chiarire, sono alcuni che sono stati individuati attraverso il calzino, la scarpa o la tuta, e che rompono una vetrina o tirano un sasso, che sono cose che, per carità, se non sono strutture di difesa non si devono fare, ma che comunque questa cosa comporti poi una pena da 8 a 15 anni mi pare uno degli altri aspetti per i quali è difficile avere fiducia nella giustizia. Allora, in quel processo lì è venuto a testimoniare anche il capitano Capello, il quale ha detto, e per carità non c'è niente di male, perché può succedere anche a un eroico capitano dei reparti speciali dei carabinieri, che gli scappava la pipì. E quindi, siccome in Piazza Alimonda in quella fase non c'erano servizi, è andato al terzo piano da una signora che lo ha accolto, gli ha fatto fare la pipì e gli ha dato anche un pacchetto di sigarette di Diana, per la precisione. Allora, questo fatto sicuramente l'avvocato di Placanica l'avrà letto e mi dà l'idea che sia, come dire, un messaggio in codice al capitano Capello da parte dell'ex carabiniere Mario Placanica. Guarda che so alcune cose. Tra l'altro sto purtroppo con notevole sforzo dello stomaco
rivedendo le teche RAI relative a tutto ciò che la RAI ha trasmesso il 20, 21, 22, 23 luglio, eccetera, eccetera. E il 20 luglio alle 8:10 in telegiornale, il conduttore della trasmissione più influente, anche oggi purtroppo, non solo durante il governo berlusconiano, mi riferisco all'Insetto, Porta a Porta, insomma, per capirci, la sera del 20 luglio mostra un bossolo di fucile. Quindi c'è persino questo aggancio strano, ma insomma, quello è un proiettile speciale, un proiettile calibro 9 Parabellum, mi hanno detto chi si intende di queste cose, io proprio sono un totale analfabeta. Quando feci il servizio militare sparai 4 colpi col 91 che mi hanno fracassato la spalla e tirai 2 mortaretti, erano le bombe che ci facevano tirare allora per l'addestramento militare. E poi per fortuna ho chiuso lì la mia esperienza con tutto ciò che sa di armi. Però mi hanno detto che un calibro 9 Parabellum a 3,5 metri avrebbe fracassato il cranio. E invece foro d'entrata nello zigomo e ancora più foro d'uscita sulla nuca sono cose con diametro di 8 mm il primo e 3 mm il secondo, assolutamente incompatibili con un calibro 9 Parabellum. Ma allora un ausiliario dei carabinieri con solo 6 mesi, oltretutto un po' imbranato, come ha dato modo di far capire gli altri, che è stato fatto salire di sopra, e però col fatto che a uno incapace di intendere di volere si lascia in tasca, anzi in una fondina a coscia ad estrazione rapida, come si dice che sia lui lì, una beretta calibro 9 Parabellum, un tipo così non avrebbe mai usato proiettili speciali. Allora, se è un proiettile speciale, quello che spara è un ufficiale o un sottufficiale dei carabinieri con un'esperienza lunga, e ci sono altre cose che, ma non vi annoio più, che possono farci credere questa cosa, sulla quale sarebbe appunto necessario guardare un po' di più e più attentamente. Ecco perché un po' di fiducia nella giustizia l'ho persa anch'io. Ho sempre considerato che quella frase delle toghe rosse di Berlusconi fosse uno dei deliri di quel personaggio osceno apparso sulla scena della politica italiana, però se per una volta si può considerare quella frase con un fondamento di verità, io allora dovrei aggiungere che se sono tutte toghe rosse, a me sono capitate le uniche 2 toghe nere del paese, insomma. E si spera che anche questo possa essere corretto. Altra ragione per avere la commissione parlamentare d'inchiesta, che serve perché dovrà indagare su una questione, vedete, anche questa sparizione delle Molotov, che ha indotto il pubblico ministero che segue il processo della Diaz a dire espressamente che si possono aprire fatti indiziari nei confronti degli accusati, cioè a dire sono stati loro che possono avere collaborato alla distruzione delle prove. Gli fa dire una cosa molto pesante, perché gli indiziati del processo alla Diaz non sono i delinquenti in divisa di bassa truppa che operano con i loro maledetti manganelli tonfa usati anche a rovescio, perché così fanno più male la mattanza della Diaz, cioè quelli che entrano e spaccano teste, braccia e rovinano 62 persone. Di quelle lì non ce n'è nemmeno uno fra gli accusati della Diaz, perché non sono stati riconosciuti, erano tutti travisati, come si dice dei manifestanti in generale, ma anche loro erano travisati perché avevano caschi, maschere, sciarpe e quindi irriconoscibili.
e l'allora ministro dell'interno, quando fu richiesto di consegnare le foto, produsse come foto segnaletiche quelle di questi nobili ragazzi quando frequentavano l'asilo, per cui assolutamente irriconoscibili anche se non avessero avuto la maschera. No, gli indiziati del processo alla Diaz per quello che hanno fatto sono tutti quadri alti, medi allora e oggi tutti alti, perché nel frattempo sono stati tutti promossi e sono il nervo fondamentale della polizia che sta intorno al capo supremo, che è Gianni De Gennaro. Questo è il punto. Non sono dei qua, qua, qua e degli sciacquini, sono Gratteri, sono Luperi, sono Caldarozzi, sono questi qui, sono gente di alto o altissimo grado. Ne manca solo uno di questi, quello al quale De Gennaro, nobile persona, scaricò la responsabilità di quello che era successo alla Diaz. Mi riferisco al prefetto La Barbera, numero 2 della polizia, particolare che sfugge quasi a tutti. L'accusa alla Barbera venne fatta quando La Barbera era morto di cancro, e questo dimostra ulteriormente la nobiltà d'animo dell'attuale capo della polizia, cioè uno che nella prima volta nella storia di questo paese passa indifferentemente da un governo all'altro, nominato dal centrosinistra nel 1999, resiste in tutti i 5 anni del governo Berlusconi, ricambia governo e continua aspirando forse a fare il Negroponte italiano e ad avere una responsabilità di controllo generale dei servizi che, se queste sono le premesse, ho la presunzione di pensare che saranno ancora più deviati di quanto non siano stati e non siano ancora oggi. Chiudo con una ultimissima riflessione sull'altra cosa che diceva il TG1. La fiducia nei partiti sta crollando definitivamente. Allora io credo che qui c'è una cosa da fare, e questo è uno dei lavori che dovrà fare questa associazione, secondo me, perché il lavoro della memoria, del ricordo, dicevo, è una cosa fondamentale per le ragioni della cultura e per le prospettive della politica. Perché se non si ha memoria, ripeto anch'io la frase fatta, non si ha futuro, ma non si ha neanche la possibilità di instaurare un rapporto generazionale e intergenerazionale che è il fondamento di qualunque possibilità di fare politica. Perché noi veniamo da un'esperienza, io ormai di anni ne ho abbastanza per poterlo dire, nella quale il rapporto con la generazione precedente era un rapporto forte, forte di trasmissione di storia, di critica e anche di accettazione di dialogo. Ma se tu non trasmetti più niente, e questo è il dramma oggi, di che cosa parli con le nuove generazioni? Se non trasmetti quelle cose e se non sei disponibile anche ad avere un rapporto critico sulle cose che trasmetti. Allora questo è un punto, la memoria è fondamentale, ma l'altra cosa è che noi dobbiamo ricostruire anche un po' di organizzazione, ne parlavamo prima. Una volta forse ce n'era troppa, nel vecchio glorioso PC c'era persino il rischio che l'amore per l'organizzazione fosse una cosa che addirittura si sovrapponeva alla politica, in qualche modo poteva persino schiacciarla. Oggi l'organizzazione non c'è più. E se non c'è un minimo di organizzazione, che significa? Rapporto con la gente, quotidiano, ascoltarli, costruire strutture
avere il fatto di richiamare le persone. È giustissima questa cosa che si dice il locale, ma se tu il problema della, ammesso che ci abbiate questo problema, ho visto cos'è la terza corsia dinamica, cioè, ecco, la terza, la quarta, la quinta, perché tanto poi saranno, io ho fatto un pezzo dell'autostrada Milano a Bologna, insomma, nel tratto a tre corsie, due sono occupate dai camion, quando si apre le quattro corsie, tre sono occupate dai camion, cioè la lì possono fare anche 18 corsie dinamiche, ci saranno 17 corsie per i camion e una per le automobili, perché se a fianco di quella roba lì non ci metti, il povero Ciampi l'ha detto 200.000 volte, che abbiamo anche la possibilità delle autostrade del mare, perché da Genova a Palermo con una nave traghetto che trasporta container ci metti meno tempo di quanto ce ne metti se rispetti le regole da Genova a Palermo per autostrada, anche perché poi a un certo punto imbocchi la Salerno, Reggio Calabria, fine dei giochi. Allora, come dire, può darsi che ci sia, però se quella roba lì appunto del no, del possibile modifiche alla dinamica 3, 4, 5 non le leghi a un ragionamento più generale contro lo sviluppismo, per verificare le compatibilità ambientali, di sopravvivenza della gente, eccetera, eccetera. Cioè, se non fai politica, anche il locale alla fine perde il suo significato. Allora, questa cosa bisogna un po' metterla dentro, e se noi possiamo dare un aiuto, se questa associazione può dare un aiuto in questa direzione, ben venga. Sarebbe ancora una volta, in qualche modo, non voglio neanche io farne un simbolo, ma recuperare un ragionamento che faceva Carlo. Intanto Carlo a votare ci è andato. Figuratevi un po' se uno come Carlo poteva avere, come dire, una forte stima per Rutelli, cioè una cosa biologicamente impossibile. Però è andato, si è tappato il naso ed è andato a votare, perché dall'altra parte c'era Berlusconi. Quindi sempre avere la possibilità di distinguere, uno. Due, lui era anche iscritto a un circolo di rifondazione, per alcuni anni lo è stato. Non si è più iscritto, non perché avesse un giudizio negativo, ma perché aveva verificato che questa cosa, nel modo in cui funzionano le macchine, lo isolava dagli altri. Cioè rischiava di essere una cosa per cui, ah, tu sei lì, allora stai con quelli, non stai con noi che siamo da un'altra parte. E siccome lui voleva stare con tutti quelli con i quali gli piaceva stare, anche se non condividessero pienamente le cose sue, aveva questo atteggiamento. Io dico che non bisogna nemmeno imitarlo su questo, non bisogna imitarlo. Però bisogna fare uno sforzo per sconfiggere le logiche di rappresentanza, oltretutto fondate sempre di più sul niente. Io continuo a fare questo ragionamento, insomma, ai miei tempi, il PC, io mi sono iscritto al PC nel 61, o meglio, ho chiesto la tessera del PC nel 60, ma allora stavi un anno coi piedi sulla porta, perché dovevano prima farti, hai voglia, le lastre e gli esami del sangue prima di darti quella tessera. E pur facendo così, le tessere alla fine erano 1.600.000 e c'erano 6 milioni di voti, cioè un iscritto ogni 4 votanti. C'era un rapporto per cui quando facevi democrazia nel partito, ce n'era poco, decidevano se togliate altri 2 o 3, non di più, ma almeno ti informavano, almeno ne parlavi, e quando facevi una riunione nella sezione, la sezione si riempiva. Su 220 iscritti che avevamo alla sezione novella ne venivano 190, e molti di quei 30 ti mandavano il certificato medico, perché, come dire, per evitare di avere qualche rampogna per non essere venuti alla riunione. Allora, un rapporto di collegamento per discutere delle cose c'era, ma adesso è così. Anche Rifondazione, che è la formazione politica alla quale oggi mi sento più vicino, avendo chiuso ogni mia
esperienza precedente con altre formazioni derivanti dal PC. E però 2,5 milioni di voti al Senato e 90.000 iscritti. Siamo a un rapporto 1-30. Quegli iscritti lì, che poi io ho fatto l'esempio a Genova, insomma parlo con i compagni a Genova, e a Genova ci sono 1.000 iscritti, il segretario ne conosce 500, ci sono 35.000 voti. Chi sono gli altri? Perché ti votano? Che cosa pensano? Li convochi mai? Hai mai un rapporto vero per ricostruire? Ecco, io credo che riprendere un minimo di organizzazione da una parte sia assolutamente necessario. Dall'altro, dentro questa sinistra, che qualcuno si ostina a continuare a chiamare radicale, io pregherei di smetterla, perché che la sinistra possa avere qualche cosa a che spartire con Capezzone è una roba che mi fa impazzire, voglio dire. Allora, basta con questa roba della sinistra radicale, chiamiamola sinistra punto e capo, punto e sinistra. Lì dentro può essere che la schermaglia politica, il litigio, adesso sembra un po' meno, ma insomma, sia finalizzato al fatto di strapparsi l'uno con l'altro lo 0,1, ma a che serve? Allora, riusciamo a ricostruire a partire di qui, adesso sta succedendo anche qualcosa, io dico, di positivo all'interno del partito dei DS, per cui c'è una parte che non accetta che tutto il patrimonio venga svenduto. Parlo di un patrimonio storico, di un patrimonio nel quale ciascuno ci ha messo un pezzo, insomma. Io non sono un fanatico della falce e martello, ho riconosciuto degli errori clamorosi che abbiamo fatto, ma insomma, porca miseria, di nome, simbolo, no? Ma poi la storia anche, questo mi ha indignato, insomma, già da tempo, e vedo che questa cosa è successa per molti compagni, anche più giovani di me. Allora, sta succedendo qualcosa, come mettiamo assieme questo? Se valorizzi sempre di più le cose che ti uniscono, e per fortuna ce ne sono, sempre di più riduci le cose che, sulle quali magari hai messo in piedi anche delle polemiche un po' inventate, e insieme ricostruisci un pezzo di organizzazione che ti faccia rapportare con la gente. Adesso non so come siete messi voi, insomma, ma quanti siete qui stasera, se concordate su 4-5 cose, quante cose belle si possono fare, che tipo di pressione si può mettere in piedi, che rapporto anche con questo governo che ci sta un po' angosciando, perché certo è l'Afghanistan e ancora di più, io dico, questa roba di Vicenza, per cui quantomeno lì bisogna dare ai cittadini di Vicenza con il referendum la possibilità di decidere loro quello che vogliono lì, sapendo oltretutto che quella decisione, il Consiglio Comunale in una zona a così forte prevalenza della destra lo votò con 21 voti su 40, cioè con una... Ma ci dicono sempre che al Senato abbiamo una maggioranza risicata come Unione, a Vicenza è stata la stessa cosa. Allora, insomma, costruire questa cosa può essere un modo per ridare un po' di fiato e non essere quelli che, per fortuna ogni tanto, come avete fatto voi, e vi ringrazio di questa vostra generosità, vengono a sentire queste cose persino troppo lunghe. Ma poi dopo bisogna fare anche dell'altro, no? Bisogna anche muoversi concretamente, bisogna fare le iniziative, bisogna premere sul governo perché faccia le cose che sono dentro il programma. E questa cosa, chi dice, come peraltro abbiamo dovuto purtroppo sentire, che o si governa o si va in piazza, che è un'altra colossale idiozia, perché il problema è che in piazza ci vai per sostenere e spingere, perché questo è il sale della democrazia, perché se la gente non partecipa e pensi che possa diventare in qualche modo importante ogni 5 anni perché va a mettere dentro
la scheda con la quale, sulla quale ha scritto il tuo nome, non hai capito niente della necessità di rifondare la politica. Allora questa cosa può avere un significato se noi la rimettiamo lì. E un'associazione che porta quel bel nome di Carlo, ragazzo e non di più, può fare davvero un aiuto in questa direzione. Grazie ancora a tutti.